E lo giuro, un episodio finisce, un episodio inizia. Siamo sempre in guerra con la Macedonia, stiamo per iniziare le nostre prime attività belliche, sbarcando i nostri primi 15.000 uomini sul suolo macedone, in particolare su questa zona del Peloponneso, dove c'è la città di Messene. Allora, e cercare di prendere questa area qua prima che... Ok, niente, non abbiamo vinto noi, ma abbiamo preso un po' di popolarità. Va bene. Allora, qua non vedo dei mercenari a portata di mano. E non mi piace come cosa. I miei 20.000 uomini, cioè 20.000 sono molti meno, qua in realtà sono 14, 18, 19. Vabbè, dai. Qua prendiamo parecchio trito. Allora, non so se mi conviene. Ah, questi sono i macedoni che stanno sbarcando delle truppe? No, non credo. Ci sono delle navi senza. Ok, no, ma sono quelle che ho appena creato adesso. Ok, muovetevi là voi. Allora, delle invenzioni, vediamo se posso prendere qualcosa di interessante per le... Ho discipline per le triremi, che non serve male visto che stiamo combattendo. Low, più tasse, meno tirannia, meno... Navi morale recovery, non è male. Allora, io farei però il... discipline dei triremi più 2%. Military Tech Investment più 5%, subito lo facciamo questo. E Siege Ability mi sa che non ora, però sarà necessario fare... ci sono anche dei pirati qua in mezzo. Fare più navi credo che non sia stata una cattiva idea. Allora... Queste hanno preso danno? No, sembrano tutte perfette come... Allora, il nostro esercito da 14... No, questo qua è pronto. Sì, però direi che ha bisogno un attimo di ripigliarsi. Ha bisogno di riformare un po'. Ah, ma questi non riformerà mai perché non abbiamo ferro. Porca miseria. Riusciamo a importare del ferro da qualcuno? Porca miseria. Iron. No. Nessuno ce lo darebbe. Imbarchiamo comunque. Imbarchiamoli comunque. Ah, intanto queste due navi andate ad unirvi a quella flotta. Ok, allora, navi, unitevi e... Oh, non so bene cosa fare qua con queste altre, con queste ulteriori truppe. Allora, direi che non sarebbe male andare a prendere questa zona qua. Allora, hanno per caso del ferro in quella zona qua? Trade good. Sì, qua. Oh, se vado a costruire qua, se vado a occupare questa zona qua, verosimilmente posso andare a prendere del ferro e quindi andare a rinforzare il mio esercito. Allora, qua adesso questi 15.000 uomini qua teoricamente dovrebbero, ecco, riposarsi un attimo là, intanto che arrivano le altre truppe. Oh, Dodecascoinos può fare poco o niente. Qua abbiamo il quarto Stratos, la quarta armata che se ne sta in Egitto a controllare se tutto va bene. Allora, no, 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 non passate di là per piacere. Passate di qua che non ho intenzione di... andare a scontrarmi con i pirati in questo momento.
Oh, Andros sta cercando di occupare l'Eubea qua, questa zona qua che è quella dell'Eubea. Allora, ci sono per caso delle altre navi pronte qua? Sì. Questi non possono muoversi da nessuna parte perché non posso avere accesso a questi, vero? Access action? No, non lo do, non lo passaggio. Questi sono per caso. Sono per caso garantiti da qualcuno? Sono alleati con Knosso. E sono in lega difensiva con Knosso. Sono in guerra con Gortinia. Ma sapete che potrei dichiarare guerra a questo e prendermi questa zona qua che ha ferro intanto? No, Provinces Map Mode. Perché questa zona qua ha ferro. Direi che non c'è momento più proficuo di questo. Allora, Covert Action, farei un Fabricate Claim sulla provincia di Creta. Punti ne abbiamo. Allora, se tutto va bene, riusciamo a distruggere la flotta macedone. Hanno costruito delle altre navi macedoni per caso? No, quella è tutta la loro armata. Quindi, se io prendo. Dove sono le mie truppe? No, le ho lasciate qua? Ok, cambio di strategia. No, vado a prendere questi 15.000 qua. Porca miseria, sono uscite. Ma sembra che stia andando molto bene. Cribbio, non mi morite. Allora, io non ho perso navi, loro ne hanno persa una. Ok, e dove si stanno rifugiando? Non lo so, dove sono andate? Sono scappate. Allora, voi salite qua. È che non avevo aspettato che si fossero mossi, per quello ho sbagliato tutto, porca miseria. Allora, niente, non è troppo grave. Muoviamo questi qua. Ah, questi 15.000 uomini, scendete qua. Ci sono per caso dei forti in questa zona? Ah, Sparta. Sparta è controllata da loro? Sì. Vuol dire che questi 15.000. Ok, vabbè. Dopo che sono sbarcati, vanno direttamente a Sparta. Senza perdere tempo. Ah, queste 27.000 armate invece le portiamo qua di nuovo. Direi direttamente in porto così se. Va bene, no, 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 però non passate di là. Scusate, no. Allora, vai di qua, ecco. Ehi, qua. E poi qua, ok. Ho visto qua c'erano dei combattimenti in corso, se non sbaglio, e infatti stanno vincendo quelli. Mi sa che mi conviene dichiarare presto guerra per pigliarmi quell'area là. È vero che non è un'ottima idea fare due guerre contemporaneamente, ma questo non dovrebbe richiedermi troppo sforzo. Quante truppe hanno? 8.000 e poca gente. 27.000 uomini? E questi 16.000. Allora. Questi stanno vincendo l'altra guerra. Knosso entrerà di sicuro. Solo con queste truppe non. Queste truppe non mi bastano, ho bisogno di truppe più forti in gran numero. Questi 24.000, posso prendere questi 24.000? Quanto ho di guadagno? 17,50.
Sì, direi di sì. Allora, porto prima questi in Macedonia, poi assoldo questi e porto questi in là. Oh, tanto questi sono tranquilli, ok. Allora, qua unitevi, navi. Qua le altre navi, mandale qua. Uscite in mare e voi sulle navi. Sì, 24.000 con un generale livello 6 dovrebbero andare bene. È vero che questi sono 38.000, ma... no, però qua stanno concludendo la guerra, mica viene... No. No, vai qua. Poi vai qua. E poi vai qua. Sì, è rimasto un glitch grafico sulla mappa, vabbè. Ah, incredibile, la Macedonia si sta ripigliando... Si sta pigliando l'Eubea. Allora, Meleagro... Uno dei Lagidi vuole riorganizzare il sistema burocratico. Ma è il nostro rivale. A me sembra una trappola, effettivamente. Non potremo agire contro i Lagidi nei prossimi 5 anni. Poi avremo più 0,10 provincia... Questo però... No, i Lagidi sono potenti. Allora... Show families. E i Lagidi sono la seconda famiglia più potente d'Egitto. Non so quanto mi convenga inimicarmeli. Proviamo, magari migliorano un po' le relazioni, non lo so. Potrebbe essere una trappola, anche. Potrebbe essere che ci stia fregando di brutto. Allora, le navi sono abbastanza a posto. Vero? Ci sono altre navi in costruzione? Sì, altre due. Vabbè, ma ci siamo quasi. Allora, Sparta è quasi presa. Allora, Diplomacy, mi dice a che punto sono. Più 32 per gli avversari. Allora, cosa mi dice qua? No, direi di no. Allora, abbiamo un po' di potere... Civico da investire, cosa che abbiamo qua? L'abilità degli assedi non sarebbe male. Vabbè, ma aspetto tra un attimo. Aspetta, queste di che cosa sono? Di Cnosso? Ok, allora direi che... Ah no, mi sono già mosso troppo oltre. Vabbè. Posso dichiarare guerra? Se dichiaro guerra, mi posso far scendere le truppe? Sembra che non abbiano nessuno là per ora. Ah, questi si stanno muovendo in qua, il movimento è bloccato, dovrebbero schiantarsi addosso a me.
poi le 33 navi devono tornare il più presto possibile in patria. Ok. Ah, uno. Vai qua. Voi. Cinquanta di militare, ok. Ci costeranno 17,71 ogni mese. Ok. Oh, li mandiamo là. Diciamo che di economia possiamo diminuire il mantenimento della flotta al default. Anche perché l'abbiamo espansa, adesso non mi sembra più necessario sconfiggere. Beh, li sconfiggeremo nuovamente probabilmente i Macedoni, ma ora è meno urgente. Allora, fare le due guerre contemporanee potrebbe rivelarsi una scelta stupida, ma potremmo scoprirlo solo più tardi. Allora, noi abbiamo un buonissimo generale qua, se non altro. Oh, là ci sono 3.000. No, 34.000 uomini ci sono, porca miseria. Allora, aspetta, là stanno Detach Siege, quindi direi che... Ah, non posso. Porca miseria, stanno reclutandola. Stanno reclutando, io devo pigliare i mercenari. Ah, qua 15.000 sono abbastanza sempre 15.000, eh. E non è troppo un problema. Allora... Oh, l'assedio di Sparta è stato vinto. Quindi direi che... Allora, li mantengo un attimo qua. Vabbè, potrei anche mandarli qua, eh. Oh, tanto quelle vengono prese in automatico. Sì, vada. Allora, tu vai qua. Ah, forse fa anche l'ultima in tempo. Ah, no, vai. Pausa. Allora, vai qua. No, aspetta, allora. Vai qua, tu vai qua. E voi. Salite su. Non hanno un gran morale per ora i mercenari, perché sono pagati da poco, ma... Mi auguro che possa bastare. Allora, qua abbiamo preso tutta sta zona. Ai Macedoni che non è male. Non possiamo fare dei... Claim, no, perché siamo in guerra contro. Ah, Scorned Families, no. Allora, io metterei un Alessandride perché ha poco... Vabbè, anche questo Lagide, dai. Cerchiamo di tenerci buoni Lagidi. Allora, siamo in guerra anche contro Knossos, vero? Sì. Ora direi che le navi le manderei qua. Se picchio i pirati forse è meglio, perché così almeno la Gortina dovrebbe essere un pochettino più in salute, forse. Creta quanti soldi ha? Creta è praticamente in bancarotta, quindi i suoi soldati non riuscirà a mantenerli a lungo. Speriamo. Mentre invece Cnosso e anche lui non ha tantissimi soldi. Allora andiamo là. Possiamo sfasciare quelli. Gortina, Cribbio no, dai, vai ad aiutare Gortina. Ok. Aspetta, ci sono... Potrei sbarcare questi... No, perché non è il mio territorio. Però allora andrei là a Cnosso a sbarcarli. Ok, abbiamo catturato un tizio. Che non è male.
i 37.000 mercenari sono là tutti belli tranquilli e va bene. E abbiamo abbastanza soldi per mantenerli per parecchio tempo. Oddio, uno scandalo. Oh, un uomo è stato scoperto in adulterio. Allora, perdo popolarità, perdo... La moglie perde 20 di lealtà. Oppure Filemone perde 10 di prominenza. Filemone è lui. Lui è l'archisomatofilasso. Che vuol dire che sta facendo che cosa? Ma è qualcosa di migliore di lui? Sì, abbiamo col filetide che va benissimo. Va bene, mettiamo qui. C'è morta parecchia gente. Allora, adesso cosa facciamo? Allora, questi sono... spezzerei in due e manderei metà qua per accelerare l'assedio. Ah, quello è stato preso, andiamo a prendere Argo. Ah, la Macedonia ha ancora 95 coorti? Sono tantissime 95 coorti, porca miseria. Novantacinque sono tantissime, davvero. Noi ne abbiamo 99. Sì, però. Quanti soldi hanno? 125, bisogna vedere quanti ne mantengono. Se spendono tutto in mercenari adesso che non hanno più da sopravvivere. Poi loro hanno parte del suolo occupato, comunque. Allora, andiamo in là. Vorrei fare un carpet siege del Peloponneso. Cribbio mi stanno arrivando in faccia. Kaiser, hanno conquistato tutto. Mi stanno venendo in faccia in 25.000. Non posso neanche andarmene. Porca miseria, mi sfascia tutti i mercenari. Porca miseria. Eh sì. Ah, posso fare un omen? Allora, vediamo un attimo. Più disciplina. Ci sarà di sicuro utile. Per i combattimenti non cambierà il discorso. Cosa degli assedi se ci sta? E questo cos'è? Heavy Infantry Discipline, ma adesso non è Heavy Infantry, quindi non è importante. Ma detto questo, direi che per vedere gli sviluppi e vedere come si concludono queste due guerre, ci vedremo nel prossimo episodio. Io vi auguro una buona giornata. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti, buona giornata.